Se si hanno dubbi sul proprio intermediario e si hanno delle disponibilità liquide oltre questa famosa soglia dei 100.000 euro, pensateci, perché la cosa migliore è quella di investirli in qualcosa che sia escluso sostanzialmente da quelle attività che potrebbero andare dentro a questa procedura di bail-in. Come dire che non c'è sicurezza al 100% nelle banche, soprattutto dopo l'applicazione del principio per cui, in caso di dissesto finanziario, oltre ai soci risponde anche chi ha il conto corrente con più di 100.000 euro depositati. E non è una cifra irraggiungibile, considerando quanti tra Veneto Banca e Popolare di Vicenza stanno cercando di recuperare il recuperabile in un momento decisamente difficile, non solo per il sistema del risparmio, ma soprattutto per quello degli affidi, ovvero i prestiti alle aziende. Un tema trattato a Conegliano con il mondo artigiano in prima fila, considerando che molti piccoli imprenditori, oltre che clienti delle banche, sono anche soci. Gli artigiani hanno bisogno di banche solide, di banche che facciano credito e di banche che non sperperano poi i risparmi degli artigiani stessi. E quindi il bail-in è una cosa da conoscere bene, in maniera che si saprà con che banche si avrà a che fare. Perché, per chi lavora, molte volte il sistema del credito è affidato più alla fiducia che non alla contrattazione continua. Una fiducia messa a dura prova dopo le ultime vicende, sia per le popolari che per i crediti cooperativi, costretti a breve dal governo a lasciare l'ombra del campanile per fondersi in società di dimensioni nazionali, se non addirittura europee. Io penso che sia un bene, è una forma più controllata dai nostri soci e soprattutto è una forma che reinveste nel territorio i soldi e i dividendi della banca. E quindi fino ad ora fortunatamente non abbiamo visto delle banche del credito in grossa difficoltà, almeno nella nostra zona, quindi mi auguro che continuino ad operare in questo senso.